Ciao Gino, innanzitutto come stai? Ciao, È bene. bello ritrovare, è bellissimo ritrovarti innanzitutto. Grazie, grazie mille, sono contento. Senti, allora ti faccio subito la prima domanda sul singolo, Sì. Less che io ho sentito, mi piace tantissimo, è una sonorità pazzesca, un bellissimo testo. Vorrei capire un po' la genesi, perché hai lavorato Grazie. con tanti grandi, diciamo. Guarda, in realtà è stata, come spesso mi capita, molto naturale. Cioè, nel senso che ho preso armi e bagagli, sono andato a New York e ho avuto la possibilità, tramite appunto persone che mi vogliono anche bene, di insomma poter scrivere con questi autori, incontrare questi autori. E una cosa che ho pensato subito è che a volte noi italiani siamo un po' insicuri in questo senso, no? Perché pensiamo che non siamo all'altezza. Invece dall'altra parte c'è sempre un feedback positivo quando tu effettivamente hai delle cose da dire, stai facendo, insomma, sei anche musicalmente preparato, insomma, è una sorta di meritocrazia che esiste, no? E quindi in realtà è accaduto così, ci siamo messi a scrivere, ci siamo conosciuti e fondamentalmente poi sono nate tante canzoni, tra cui anche Hercules. Hercules. Allora, infatti diciamolo subito, è un testo, è in inglese, è una canzone in In inglese. Infatti una domanda te la devo fare su come è stato per te scrivere in inglese, se è venuto naturale. Guarda, io mi ricordo che avevo 13 anni e il primo pezzo che ho scritto era in inglese. Non ti dico che testo aveva, però questa attitudine ce l'ho sempre avuta. È una lingua che mi piace molto, allo stesso tempo mi piace l'italiano, però, perché l'italiano poi ha delle sfumature pazzesche che altre lingue non, credo non potranno mai avere. Però allo stesso tempo diciamo che l'inglese ha un'attitudine molto più, come ti posso dire, malleabile, no? Sì, Rispetto soprattutto ai certo. generi musicali. E quindi in realtà è venuto naturale anche lasciarle in inglese, senza costringere necessariamente, voglio dire, una canzone in una lingua che non le apparteneva in realtà. Io ho scelto di fare così. Secondo Anche perché se è nata così, forse era così che doveva essere. me sì, secondo me era il suo karma. Ok, hai un po' paura di come il pubblico possa reagire, diciamo, a un testo, il pubblico italiano chiaramente, la tua fan base, diciamo, a un testo in inglese? O pensi che effettivamente un po' la musica italiana si stia spostando anche verso questa internazionalizzazione, In diciamo? realtà io ho fatto quello che fondamentalmente mi sentivo di fare, nel senso, ma lo dico senza presunzione, cioè nel No, senso che questa è la mia verità e quindi io ho cercato di tirarla fuori il più possibile. Non sono stato a curarmi se era in inglese, in italiano, cosa era meglio. Credo tra l'altro che questo sia un periodo in Italia in cui sicuramente, soprattutto da un punto di vista, come ti posso dire, giovane, diciamo così, la musica stia prendendo questa piega qua. E secondo me è una piega molto positiva. Ripeto, l'italiano è una lingua stupenda, però logicamente ha un potenziale minore rispetto a quello che è l'inglese, no? Secondo me invece in Italia ci sono tanti talenti che hanno questa attitudine. E quindi credo che sia un periodo, diciamo, storico, adesso sta ingrandendo, però insomma, nell'ultimo periodo questa cosa comincia a essere evidente, no? Ci sono esempi celeberrimi, quindi credo che sia giusto così. Io sono molto contento di questa nuova corrente anglofona. È una canzone molto particolare, c'ha un sound che secondo me la rende un po' unica, per cui mi risulta un po' difficile, ma nello stesso tempo sono curiosa di scoprire cosa seguirà, insomma. Non dirci tanto, immagino che sia l'antipasto per un Guarda, progetto questi progetti ci discografico. sono anche pezzi in italiano e Ok. fondamentalmente però il sound resta questo. Oh, molto bello. Io quando mi sono incontrato con Corrado Rustici, col quale ho sempre voluto lavorare, quindi sono felicissimo di questa collaborazione con lui,
come ti posso dire, abbiamo fatto proprio un discorso su questo, abbiamo parlato tanto, proprio perché io volevo che fosse esattamente questo, che in parte è anche non identificabile, se vuoi, in un certo senso. Ci sono, in particolare in questo brano, ci sono delle sfumature che iniziano soul, poi diventano, se vuoi, anche un po' rock, no? Sì. Di base però è una canzone pop. Ed è esattamente questo che io volevo che venisse fuori, che noi volevamo che venisse fuori. Quindi diciamo che è stato molto naturale. Non abbiamo pensato a un genere, non ho pensato a un genere, ho scritto. Ovviamente tutte le canzoni riportano questa impronta qua, no? Cioè sicuramente questa sfumatura soul, questo fil rouge anche del coro gospel, l'abbiamo registrato con questo coro gospel Sarà pazzesco stato a San bellissimo. Francisco. Io Ci sono impazzito, credo. cioè, sono veramente emozionato, perché poi senti una canzone che hai scritto tu, capito, che fanno loro, bellissimo. Stavo pensando, immagino Zucchero come possa, no? Come possa aver provato. Vabbè, niente, questo è un pensiero mio. No, Estemporaneo. perché sai che lui Sì, sì, usava sì. molto gospel, no? No, Quindi sì. niente. No, immagino sia bellissimo. Tu ti sei preso anche un bel po' di tempo in realtà per concederti queste esperienze. Non è molto comune tra gli artisti, a mio parere dimostra che tu sei un artista vero, cioè il fatto che tu hai bisogno appunto di prenderti i tuoi tempi, di analizzare forse un po' la situazione, quanto è importante per te effettivamente poi continuare anche una ricerca artistica, sperimentare. Guarda, è stato fondamentale, cioè nel senso che io a un certo punto non ho badato a quanto tempo doveva passare, no, poco, perché sennò poi. Anzi, ho smesso di fare concerti, ho smesso di stare in televisione in un determinato modo, proprio perché io volevo cercare quello che era il succo delle cose che stavo portando avanti, cioè non è soltanto una ricerca musicale, ma poi diventa una ricerca proprio in fondo di te stesso, no? Adesso non voglio dargli un peso maggiore di quello che in realtà ha, però la musica, soprattutto quando la scrivi, fa parte di te e ti porta anche, ti indica un po' la direzione. Io non mi sono curato del tempo, sono sincero, è stata una scelta assolutamente ponderata. Secondo me è stato giusto così. Io avevo bisogno di questo tempo. Punto. Beh, solo che apprezzabile, sinceramente, a mio parere. Ti faccio l'ultima domanda, così. Tu sei veramente un artista a tutto tondo, cioè in realtà scrivi anche soltanto, sei autore, cantautore. Ho proprio la curiosità, io non canto e non scrivo le canzoni, di capire come coniughi queste due realtà, cioè quando è che scrivi un pezzo e decidi di regalarlo a un altro artista, quando decidi che invece è proprio tuo e soprattutto come va la collaborazione con Laura Pausini. Guarda, allora, in realtà le canzoni un po' ti indicano la strada, no? Che sembra una frase un po' così, un po' etica, ma in realtà è la verità, cioè nel senso che quando scrivi una canzone, io sono uno di quelli che scrive sempre non pensando a, scrivo perché io ho bisogno di questo. È vero anche che poi delle sfumature e le canzoni ti danno anche la possibilità di interpretare l'animo di un altro artista, no? Quella è una cosa che mi piace molto. Cioè, è un po' come il teatro, no? Cioè, tu ti immedesimi in un personaggio e in quel momento sei un po' attore. Secondo me è una cosa molto. Cioè, a me è una cosa che piace tanto. E in realtà è successo così anche con Laura, nel senso che quando lei ha sentito queste due canzoni in particolare, insomma, se ne è innamorata, ci siamo sentiti, ci siamo conosciuti, poi adesso. Di conseguenza è venuto tutto molto naturale, vedi lì anche sono state le canzoni a portarmi dove dovevo andare, evidentemente. Beh, complimenti. Grazie. In bocca al lupo. Crepi.